Ciao ragazzi, siamo in laboratorio. Oggi facciamo un piccolo lavoro di manutenzione sul nostro fico. Vediamo prima di tutto come ha vegetato durante la stagione vegetativa. Quindi facciamo il punto della situazione, vediamo se tutto è veramente ok. Poi andiamo a intervenire con una bella potatura. E come sempre darò anche qualche consiglio in linea guida per andare poi a intervenire da soli a casa vostra sulle vostre piante. Questo fico è veramente una bella pianta, secondo me. Compatta, piccolina, quindi anche facile da trasportare. Di facile manutenzione, quindi non dobbiamo sprecare chili e chili di filo, no? Anche per quanto riguarda l'impostazione primaria. Bel pezzo, bel piede, bel tronco, ci siamo. Quest'anno ha vegetato molto bene, sono contento, tutto sta andando alla grande. Quindi per quanto riguarda la coltivazione 2019, tutto è andato secondo i piani, la pianta è sempre stata molto forte durante la stagione vegetativa. Sono potuto intervenire regolarmente anche durante l'estate, quindi tutto ok, la pianta è sempre stata molto carica, il fogliame è sempre molto intenso. Perciò oggi possiamo fare una bella potatura per andare a selezionare i rami che ci servono e già pensare poi a una ramificazione. Come ho detto in altri video, costruire il fico non è per niente semplice, ragazzi. È una pianta molto resistente a livello radicale, quindi spara molto forte, però come ramificazione è un po' complessa perché tende a fare rami tubolari e in più, ragazzi, tende anche a scartare la ramificazione molto volentieri, soprattutto in estate. Quindi interveniamo soltanto se sappiamo che la pianta è veramente in forma, bella carica, e soprattutto se siamo sicuri che è capace di rispondere in breve tempo. Anche per quanto riguarda tecniche strane come defoliazione, cercate sempre di non fare cose assurde, no? Defoliazioni che vanno a distruggere tutto, perché poi dopo quando la pianta riparte si fa il fogliame piccolino, bellino, e magari vi fa anche i rami un pochettino più fini, no? Il problema è che poi dopo quando è freddo tutto quello che avete creato ritira e ciao ciao. Quindi ragazzi, come sempre è fondamentale fare le cose in maniera graduale. Per quanto riguarda poi la concimazione, come sapete io uso i miei prodotti, mi trovo bene, tutto funziona perfettamente. Quindi per tutte quelle persone che mi stanno chiedendo quale concime va bene per una pianta oppure quale va bene per un'altra, ragazzi, state sereni, i miei concimi sono fatti apposta per lavorare al top per tutte le vostre piante che state coltivando. E dico questo perché c'è veramente uno spappolamento di cervello sui social che è veramente senza senso. Quindi ragazzi, a fine video faremo anche il punto della situazione per quanto riguarda la concimazione, perché quest'anno abbiamo una nuova linea di prodotti e quindi ci divertiremo come sempre a fare sbombare bene i nostri materiali. Quando ho fatto la potatura sul fico è buona cosa guardare i nodi della pianta, guardare molto bene perché è proprio da lì che poi dopo si creeranno le nuove gemme. E dico questo perché in questo periodo non abbiamo le gemme già pronte, quindi anche andare a tagliare può essere un po' problematico, no? Non vediamo veramente. Quindi già se abbiamo un'idea di dove potrebbe buttare fuori la pianta, possiamo stare abbastanza tranquilli. Ovviamente se avete dei problemi oppure dei dubbi, potete semplicemente rimandare l'operazione un pochettino più avanti, quindi spostate, no? Questo vi aiuterà al 100% ad avere le idee molto molto più chiare, secondo me. Ok ragazzi, per quanto riguarda la potatura mi fermo qui, sono veramente a posto. Come sempre, quando la pianta sarà pronta per ripartire, andrò a intervenire ancora una volta per stringere ancora di più la pianta. Faccio questo per cercare di creare una ramificazione che sia più compatta possibile, perché in questo caso abbiamo una pianta che è praticamente dritta, per la sua statura è anche molto tozza, grossa, quindi bisogna valorizzare al 100% la ramificazione nel suo totale, no? Deve essere proprio compatta, deve essere potente. In più, ragazzi, dobbiamo fare meno pieni vuoti possibile perché dobbiamo far sì che l'osservatore guardi bene il tronco e il piede della pianta. Quindi, se creiamo degli spazi dove poi lo sguardo fugge dietro, in questo caso non è assolutamente una buona cosa perché non dobbiamo far vedere tanto il ritmo, ma dobbiamo far sì che il focus ricada sulla potenza, sul piede, sulla forza del materiale. Quindi, l'osservatore deve guardare dritto e deve guardare qui. Questa è la parte
più importante, rami grossi, belli pieni, e poi il piede della pianta al 100%, quindi quando sarà ora di fare un rinvaso oppure una rigenerazione del terreno, andiamo a vedere un po' come si sta sviluppando, puliamo tutto da questo muschio che è di sopra, non ci deve stare assolutamente perché è un punto focale quello. Poi è anche buona cosa riempire tutto di rami, soprattutto in questa parte qui, perché dobbiamo togliere lo sguardo da questa parte, perché ci sono dei tagli e qui la pianta non andrà più a cicatrizzare, quindi quello è assolutamente un punto da andare a nascondere, semplicemente perché sono dei difetti che non possiamo andare a migliorare, quindi le cose buone le teniamo, le facciamo vedere, invece i difetti dobbiamo coprirli, dobbiamo ingannare assolutamente l'osservatore. Però mi raccomando, questa deve essere una cosa studiata bene, non possiamo prendere un ramo, girarlo dall'altra parte così per andare a coprire un taglio o per nascondere qualcosa, no? Perché sennò facciamo un lavoro col culo, ragazzi. Quindi per andare a coprire questa parte di pianta qui dobbiamo riempire in una maniera naturale e riempire come si fa quando si fa a ramificare la pianta, quindi a due e soprattutto deve venire fuori un lavoro omogeneo, tutti i rami devono uscire bene da tutta la pianta, quindi andiamo anche a creare carattere per quanto riguarda la ramificazione. Adesso andiamo a vedere a 360 gradi il risultato di questa potatura. Ok, la struttura c'è, è una pianta piccolina, tosta, tutti i rami escono bene dalla pianta, sono contento, si sta facendo un ottimo lavoro. Il problema, ragazzi, che quella volta, quando ancora ero meno esperto, ho fatto degli errori che adesso li sto pagando, non ci posso fare niente. Considerate che tutte le piante che ho io nel mio giardino le sto costruendo praticamente da zero, eccetto qualche pezzo che ho comprato che è già un po' costruito. Per andare a concludere il lavoro di oggi faccio anche una somministrazione col mio prodotto, l'olio di soia, che mi aiuterà per andare a schermare la pianta per quanto riguarda il problema degli afidi. Quindi ragazzi, somministriamo il prodotto quando ancora il problema non si presenta, in maniera preventiva, perché è l'unica possibilità che abbiamo per evitarci tutte quelle storie dopo, no? Come ho già detto in altri video, questo è un prodotto assolutamente naturale, quindi problemi non avrete mai, anche se la soluzione vi va a finire nel substrato, state tranquilli, non succede niente. Questa cosa di somministrare un prodotto naturale gioca veramente a nostro vantaggio, perché prima di tutto abbiamo zero pensieri ed è sempre cosa buona. Secondo, possiamo andare a somministrare di nuovo la soluzione ogni 15 giorni, perché poi è un prodotto che non lascia neanche residui, quindi non cambia colore la pianta, non si va a alterare nulla e soprattutto con 2-3 spruzzate, come vedete, siete a posto, soprattutto se avete delle piante media statura, no? Visto le numerose domande che sto ricevendo in questo periodo, andiamo a fare il focus sulla concimazione primaverile, perché è sempre buona cosa avere le idee chiare e soprattutto è buona cosa partire con il botto subito. Ho notato che c'è un sacco di confusione, soprattutto nei gruppi social su Facebook. Questo è dovuto semplicemente alla presenza di tanti galli che cantano in un pollaio, quindi alla fine chiedi a uno, chiedi all'altro, non si capisce veramente più niente perché ognuno ha la propria versione. Il problema non è la versione che le persone danno, ma è la fonte da cui viene questa versione. E questo diventa semplicemente il problema primario, perché oggettivamente i gruppi su Facebook sono popolati per il 99,9% da neofiti che danno consigli ad altri neofiti. Quindi il principiante che si avvicina al mondo del bonsai semplicemente viene tempestato di nozioni che non hanno nulla a che vedere poi col risultato che uno deve andare a cercare. Poi oltre a questo si aggiunge pure YouTube, perché come avete visto fino adesso ci sono state delle persone che hanno fatto dei video tutorial che erano assolutamente fuori da ogni logica, senza proprio la cognizione di modo. Gente che faceva potature a caso, seconda, terza gemma, quarta gemma, senza un perché. Soprattutto lavorazioni fatte su piante sotto stress, piante che non avevano neanche le foglie verdi, quindi roba dell'altro mondo, allucinante. E come avete visto, ragazzi, c'è sempre stata e c'è ancora questa moda che il concime organico fa bene, il concime chimico invece ammazza tutte le piante. Quindi l'anno scorso mi avevano preso di mira perché io stavo andando controcorrente, praticamente concimavo con Genesi le mie piante, e quindi secondo loro non andava assolutamente bene perché le piante sarebbero tutte morte, sarebbero bruciate. Poi invece, come avete visto, i risultati ci sono sempre, senza problemi. Prodotto di fascia alta, ha funzionato, 2019 irripetibile sembrerebbe. Quindi abbiamo assistito a della gente senza competenze che si atteggiavano a maestri, davano
consigli, soprattutto consigli su quale prodotto utilizzare senza mai averlo provato, perché di fatto non hanno neanche i bonsai a casa loro. Invece nel mio canale, come avete visto, praticamente ogni 2 settimane si andava a vedere il risultato della concimazione, poi si andava a fare una potatura, si vedeva anche il risultato della potatura e sempre a distanza, quindi c'è sempre un feedback, nessuno nasconde niente. Quindi nel 2019 siamo stati veramente a una spanna sopra, confronto a tutti quei prodotti che sono praticamente acqua fresca. E quest'anno, ragazzi, l'andazzo è assolutamente lo stesso dell'anno scorso, non è cambiato assolutamente niente di niente. Quindi gente che cerca di commercializzare prodotti che sulla carta fanno miracoli, poi invece quando andiamo a vedere veramente cosa c'è in questa roba, semplicemente siamo ancora una volta dentro il mondo del bonsai astratto, mondo zen. E visto che sta ricominciando ancora una volta la questione organico verso chimico, sappiate che quest'anno io userò un concime microgranulare creato da me apposta per il mondo del bonsai. Quindi, ragazzi, la risposta a tutte quelle persone che continuano a dire che l'organico va bene e il chimico invece va male, sappiate che io quest'anno userò un concime che racchiuderà sia il chimico e l'organico insieme. Quindi tutta la potenza del chimico sintetico associata ad una matrice e stimolanti di origine vegetale. E quindi, ragazzi, siamo semplicemente di fronte a un nuovo prodotto bomba marchiato CB. Quest'anno, ragazzi, ho veramente esagerato sotto ogni aspetto. Ho deciso di creare veramente il concime più performante esistente sul mercato ad oggi. Qui dentro, ragazzi, c'è veramente tutto quello che vi serve per fare esplodere le vostre piante e soprattutto per farle esplodere in maniera graduale, programmata e quindi anche prolungata nel tempo. Questo è un prodotto di fascia super alta, di nuova concezione, un qualcosa che trovate soltanto su claudiobonsai.com, ragazzi. Quindi, ragazzi, per tutti quei pseudo maestri che stanno ancora a professare la loro teoria sul mondo organico e il mondo di quello o di quell'altro, prima di mettere a confronto dei prodotti che sono acqua fresca contro delle bombe nucleari, ricordate sempre che la novità 2020 è questa e soprattutto anche TNT Starter Bonsai per la primavera. Questi sono prodotti che non hanno assolutamente rivali e che nessuno ha mai provato fino adesso perché semplicemente non esistono. Come dico sempre, ragazzi, c'è chi pensa a fare le chiacchiere e c'è invece qualcuno che crea dei prodotti che funzionano veramente per poi avere dei risultati, ok? Ricordate sempre che sono i risultati che contano. Quindi per la primavera TNT Starter Bonsai Gold, che è il prodotto migliorativo di TNT Starter. Per quanto riguarda invece l'estate, abbiamo bisogno di mandare in progressione la pianta al 100% e abbiamo bisogno di tenerla sempre ad alti regimi, bella carica, sempre. Quindi quest'anno ci diamo dentro con i prodotti Gold. Tutto il resto sono tutte cazzatine del mondo zen e altre teorie filosofiche campate in aria senza senso. Quindi, ragazzi, mettetevi veramente il cuore in pace. Anche quest'anno io sono l'uomo da battere qua sui social, non c'è un cazzo da fare. Se volete fare bonsai seriamente, sapete a chi rivolgervi. Se invece, come l'anno scorso, volete farmi di nuovo la guerra, sappiate che sarete schiacciati dai risultati anche nel 2020 senza problemi. Ricordate sempre, ragazzi, se volete avere dei risultati oggettivi sulle vostre piante, usate soltanto dei prodotti che funzionano veramente e che sono il top del top. Anche quest'anno la strada da percorrere è una sola, ragazzi, quella di fare esplodere le vostre piante al massimo del loro potenziale, senza pietà. Questo risultato lo potete raggiungere soltanto se utilizzate dei prodotti che siano di fascia alta. Se invece volete continuare a fare bonsai con 2 piantine di merda che vegetano anche male, potete tranquillamente andarvi a comprare le vostre cazzatine bio su un'altra piattaforma. Semplicemente perché io non ho intenzione di scendere a compromessi, assolutamente. Quindi, se volete un concime che sia performante, che funziona e che è una bomba atomica, quest'anno andate giù con Genesi Gold. Se invece volete comprarvi delle noccioline, ragazzi, andatele a comprare al supermercato, ok? Ciao a tutti, state bene.